Palomba, finalmente dietro la processione del carro dell'Immacolata. Eccoci qua, l'aspettavamo, l'Immacolata, la Madonna è voluto uscire, c'erano anche dei problemi di tempo, ma è tutto tranquillo, almeno fino adesso. Il popolo è presente, tantissima gente, salutiamo tutti i nostri marittimi, salutiamo tutti i nostri torresi nel mondo. Quest'anno ricorrono i 160 anni del carro dell'Immacolata, quanto è importante, che cosa rappresenta per questa città? È importantissimo perché questo è il momento della città di Torre Greco, dei cittadini di Torre Greco, unirci vicino all'Immacolata Concezione. È bellissimo che l'Immacolata torni tra la gente, ha sfidato il meteo, quindi significa che c'era voglia di stare tutti insieme di nuovo in piazza con Maria Immacolata. Ripartiamo da questo culto, ripartiamo da questa devozione per tornare ad essere comunità in una città importante come Torre del Greco, ce n'è assolutamente bisogno. Quest'anno la festività si arricchisce di un importante anniversario, ricorrono i 160 anni del primo carro dell'Immacolata, un popolo che si è consacrato alla Vergine Maria. Sì, e quindi è ancora più significativa l'edizione di quest'anno e proprio per questo sono certa che Maria Immacolata stamattina ha voluto essere con i suoi concittadini, con i torresi, per dare il segno di quella rinascita di cui abbiamo veramente bisogno. Qual è l'impegno delle istituzioni nel segno di Maria? Di provare a costruire condizioni di miglioramento per tutti i cittadini, a cominciare dalla vita quotidiana allo sviluppo di questo territorio che gode di bellezze straordinarie sotto ogni profilo, ma molte di queste potenzialità e bellezze devono ancora essere sviluppate. Cosa rappresenta per questa comunità la festa dell'Immacolata? La comunità mariana è veramente bellissima a vedersi, a sentirsi nel cuore di ciascuno di noi, è un segno identitario della nostra terra e sicuramente ci sostiene anche nei momenti più difficili come quelli che stiamo attraversando. Come ha detto Don Giosuè, più che parlare della Madonna dovremmo parlare con la Madonna. I torresi ovviamente hanno vissuto questi due anni come tutti coloro che sono stati coinvolti da questa pandemia. Io questa giornata la vorrei dedicare soprattutto alle persone che oggi non ci sono più e a coloro che da casa ci seguono, che sono infermi, che sono ammalate, quindi una giornata prettamente dedicata a queste persone che vorrebbero essere presenti a questa processione e che purtroppo non hanno potuto farlo. Mai niente, nessuno l'ha fermata, visto durante la guerra il carro è uscito, soltanto il Covid, quindi oggi è ancora più importante e più sentita delle altre volte. Qual è la sua preghiera per l'Immacolata? Per i cittadini torresi e per il popolo dell'Ucraina e per tutti noi. Una giornata come questa era attesa da almeno un paio d'anni perché a causa della pandemia siamo stati fermi con processioni e riti all'esterno per evitare assembramenti. Veramente un momento di festa generale che non è solo per Torre del Greco ma per tutti i torresi sparsi nel mondo. A cui va il saluto della nostra città. E buona festa e anche gli auguri di buon Natale e buon anno a tutti. Rappresenta veramente tutto per Torre del Greco, la speranza, la preghiera, la fede e soprattutto la fede che noi cerchiamo, noi popolo corallino. Oggi si prega anche per quelli che non ci sono più. Assolutamente sì, si prega per tutti quelli che non ci sono, si prega per i malati, per i bambini e per tutti quelli che hanno fede e per questa guerra che deve finire. Questa è un'occasione in cui la comunità si dimostra finalmente unita, il popolo torrese. Sì, infatti è un'emozione fortissima perché oggi veramente il popolo è unito. La Madonna Immacolata che da due anni ovviamente per il fatto della pandemia non c'era, si mette in cammino e quindi speriamo che questo cammino illumini anche la coscienza nostra di chi attivamente fa politica anche per un prossimo futuro perché ci vede alla tornata elettorale in scadenza di questa amministrazione. Cosa ha bisogno questa comunità per rinascere? Io credo che ci sia la necessità di un'etica e di una morale che sia nuovamente nella coscienza di chi si impegna in politica. Questo potrebbe essere un mix buono per far risorgere Torre. Una giornata di festa per la comunità di Torre del Greco che da due anni aspettava questa processione. È un momento di gioia per tutta la città, che la Vergine ci benedica, che protegga la sua città e tutti i suoi cittadini. Dopo due anni è il giorno che tanto attendevamo per questa città e siamo felicissimi di poterlo condividere con tutta la popolazione. Grazie. Cosa rappresenta per lei e per questa comunità la festa dell'Immacolata?
la festa dell'Immacolata è un'istituzione per la nostra città, è un momento di condivisione, un momento di gioia, ma è anche un momento di pensiero verso il futuro, e alla Madonna noi affidiamo le nostre preghiere, i nostri desideri, ma soprattutto che sia un momento di pace e di serenità.